Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di satanismo grazie al contributo di Antonia De Palma, esperta in criminologia clinica con riferimento alle realtà settarie connesse al satanismo. Prima vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Buonasera a tutti, sono Antonia De Palma, esperta in criminologia clinica, con particolare riferimento alle realtà settarie di matrice satanista ed esoterica, delle quali sono studiosa e ricercatrice. Oggi vi parlerò del satanismo, del suo aspetto storico, fenomenologico e del suo aspetto criminalistico. Ma prima di fare ciò è necessario fare un piccolo accenno al fenomeno religioso più in generale per delineare quelle che sono le linee più vicine ai movimenti che oggi vengono talvolta erroneamente definite nuove religioni. Il fenomeno religioso, sin dalle origini dell'uomo, ha avuto una rilevanza primaria proprio per il nesso esistente tra i valori scaturenti dai fattori educativi che plasmano l'individuo e la determinazione della condotta umana. Il termine religione deriva dal latino religio, la cui etimologia non ancora nota sarebbe da ricercare nei verbi rilegare e ripercorrere, così come affermato da Cicerone nell'opera De Natura Deorum, nel quale proprio egli fa una rivalutazione, una riconsiderazione del culto delle divinità. Il termine religione, nei suoi significati polivalenti, risulta essere strettamente correlato a quella di superstizione. E il culto religioso, abbiamo detto che è nato con l'uomo, il quale, sin dalle sue più lontane origini, ha considerato le forze della natura, talvolta benigne e talvolta matrigne, come strettamente correlate al volere di esseri superiori, nei confronti dei quali egli si trovava in una posizione di soggezione. Spesso, infatti, per assecondare l'umore o placare l'ira di queste divinità, l'uomo compiva dei rituali che non raramente culminavano in sacrifici, i quali avevano ad oggetto lo spargimento di sangue animale o umano. Il sangue da sempre è rivestito di una valenza simbolica molto particolare. Quanto appena detto è stato portato alla luce anche a seguito di lunghe ricerche in ambito archeologico, antropologico e storico. Un riferimento importante, può essere quello relativo alle antiche civiltà precolombiane, le quali sin dalla loro origine e formazione sono state caratterizzate da un connotato sociale e religioso non indifferente, che si concretizzava proprio nell'offerta di sangue umano agli dei in cambio di pace e prosperità. I cruenti sacrifici officiati dai sacerdoti richiamavano i miti dell'origine, i quali narravano che gli dei, al fine di mantenere viva la luce, il calore, il movimento del sole, furono costretti a gettarsi nel fuoco, invitando i loro sudditi a seguirne l'esempio. Sarà proprio nel 1519 che avremo testimonianza di queste pratiche, da Hernán Cortés, il quale, a seguito della sua spedizione, riportò notizie riguardanti appunto le pratiche di cannibalismo e sacrifici umani compiuti dai popoli situati nella regione mesoamericana. Secondo gli studi effettuati, annualmente il numero delle vittime sacrificali si aggirava tra i 15.000 e 250.000, e tra i prescelti vi erano per lo più donne, schiavi, bambini, guerrieri, quelle che oggi definiremmo le categorie più fragili. I rituali sacrificali non erano soltanto propri delle civiltà precolombiane, ma anche degli antichi popoli, i popoli insediati nelle aree geografiche che spaziavano dall'Atlantico ai Carpazi, sino alle grandi pianure del nord, per finire con le coste mediterranee. A tal proposito abbiamo due fonti storiche e documentari molto importanti. E queste riferiscono ambedue alla pratica di quei popoli ancora oggi avvolti nel mistero, i Celti.
A parlarci appunto della spiritualità, delle pratiche connesse all'adorazione del divino, saranno nel 56 a.C. Giulio Cesare nei commentari del De Bello Gallico e mezzo secolo prima il geografo Posidonio di Apamea. I rituali celtici avvenivano in concomitanza con le ricorrenze celebrati nei due cicli dell'anno. Infatti l'anno secondo i Celti veniva diviso in base a due cicli, il ciclo lunare e il ciclo solare. Il ciclo solare era indicato con una croce a bracci ortogonali indicanti il solstizio d'inverno, l'equinozio di primavera, il solstizio d'estate, l'equinozio d'autunno. Il secondo ciclo invece, quello lunare, vedeva la concomitanza con le festività pastorali ed era contrassegnata dalla croce di Sant'Andrea. Esso si concludeva con il Samhain, ovvero il Capodanno celtico, una giornata particolare che è entrata nella nostra tradizione consumistica con il nome di Halloween. La tradizione celtica e più in generale quella pagana oggi risulta essere ereditata per la simbologia, per le ricorrenze e spesso queste vengono definite nuove religioni. A tal proposito potremmo parlare dell'antico simbolo proprio in merito alla simbologia indicante il pentacolo, il quale riveste un significato importante sia in ambito magico che esoterico che religioso. Esso era adoperato nei rituali religiosi più remoti, secondo quanto ci è stato tramandato dai più antichi grimori relativo al periodo intercorrente tra Medioevo e XVIII secolo. E tra le interpretazioni più comuni del pentacolo ve ne sono alcune che spiccano. Anche nelle arti figurative ci sarà un riferimento a questo, proprio con la misteriosa, quella che è definita anche dallo stesso Dan Brown, misteriosa opera di Leonardo da Vinci, l'uomo vitruviano. Ma il pensiero di Leonardo troverà armonia con quello del matematico e nonché padre della ragioneria moderna, Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, il quale nell'opera De Divina Proporzione rappresenterà proprio il corpo umano iscritto nel pentalfa, con il Sole e la Luna situati al centro e gli altri pianeti rappresentati in corrispondenza delle cinque punte. Questo simbolo ricalca i principi di armonia ed equilibrio, ma secondo alcune scuole di pensiero talvolta errate, troverebbe il suo opposto nel pentacolo capovolto adoperato dal movimento satanista. Sin dal Medioevo, periodo in cui la Chiesa era a capo del potere spirituale e temporale, ebbe inizio una vera e propria crociata per la debellazione del male. Infatti, il periodo medievale, i secoli bui che connotano il periodo medievale, vedranno un olocausto, un vero e proprio olocausto di donne e di animali, quali gatti, per esempio, si andrà sempre più accentuando l'analogia tra satanismo e stregoneria. La strega, infatti, idea che è rimasta anche nel folklore, viene spesso vista, interpretata come sposa del diavolo, ovvero colei la quale è investita da poteri magici sovrannaturali proprio a seguito di un rapporto consumato con il diavolo. Come abbiamo appena detto, il diavolo risultava essere una presenza costante nella quotidianità medievale, quindi un pensiero costante per gli uomini di quell'epoca. Molteplici sono le iconografie a testimonianza di ciò, derivanti proprio da fonti scritte che narrano e rappresentano il diavolo come serpenti o altre bestie selvatiche deformi, i cui connotati non solo a livello di caratteristiche fisiche ma anche di interpretazione si risiederebbero nella tentazione, nella seduzione, nella capacità di persuasione. Ma Satana effettivamente chi è? Cosa succede nei culti
che interessano il nostro credo. Perché si parla di satanismo e perché si parla di satanismo con un'accezione negativa? La risposta è complessa, ma noi cercheremo di renderla semplice spiegando innanzitutto che la forza sovrannaturale comunemente chiamata diavolo, questa è una precisazione importante da fare, in realtà è soggetta a tanti nomi che possono variare a seconda della tradizione religiosa, la posizione geografica, il culto di riferimento. Il termine Lucifero, ad esempio, vuol dire portatore di luce e secondo la tradizione esoterica si riferisce ad un'entità differente rispetto a quella conosciuta con il nome Satana, la quale avrebbe origini più arcaiche e si potrebbe ritenere in correlazione con l'entità designata sotto il nome Mefistofele, del quale troviamo traccia nel mito del Faust che ispirò il pennino dello scrittore e drammaturgo tedesco Van Goethe. Lo stesso Rudolf Steiner puntualizzerà ciò in una conferenza del 1909. La nascita del satanismo moderno avrebbe come capostipite Anton LaVey, il quale negli anni 50 a San Francisco fonderà il Magic Circle, poi ribattezzato Chiesa di Satana ed attualmente guidato da Peter Howard Gilmore. È sui principi della The Satanic Bible che si fonda il credo di questa chiesa. Questo credo è anche rinvenibile in The Satanic Rituals, opera di LaVey. LaVey specificò durante le sue interviste a seguito della pubblicazione dell'LP The Satanic Mass la differenza tra una messa nera e una messa satanica, affermando che la messa nera è solo il contrario di quella del rito cristiano. Infatti, una rapida diversificazione di satanismo ci porta a suddividerla in modo molto superficiale in tre correnti principali: teista, razionalista, acido. Quella che interessa per lo più noi esperti in criminologia è quello acido, una espressione di quella che è definita subcultura deviante. Chi è il deviante? Che cos'è la subcultura deviante? È quella cultura, quella piccola cerchia di persone che si allontanano volontariamente dalle norme, che come affermava Durkheim sono pilastro della società, per il mero gusto di trasgredire, di ribellarsi ai valori imposti, valori nei quali spesso non si riconoscono. La subcultura deviante non a caso è seguita per lo più da adolescenti o comunque persone di età giovanissima. Teisti e razionalisti prendono le distanze da questa tipologia di movimento e lo condannano. Un esempio in Italia eclatante ci è riportato dalla cronaca ed è proprio quello delle Bestie di Satana, il gruppo La Setta Acida di Varese. Tra i casi di cronaca più eclatanti che riguardano il satanismo acido si ricordano anche quello di Daniel e Manuela Ruda, definiti coniugi vampiri, o del caso relativo al black metal Inner Circle, che vedeva a capo il cantante dei Mayhem, Euronymous, ed il leader dei Burzum, Bickernest, il quale è stato accusato di aver ucciso Euronymous con un pretesto meramente contrattuale ed aver causato circa 52 incendi dolosi ai danni di edifici religiosi, ricordando in particolar modo quella del 6 giugno del 1992 alla Phantom Star Kick di Fortune. Il Black Metal Inner Circle, detto anche Black Metal Mafia, profanò circa 15.000 tombe, esponendo le reliquie e trofeo nel negozio di dischi situato ad Oslo e di proprietà di Euronymous. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Potete commentare qui sotto anche per richiedere ovviamente qualche argomento in particolare.